Da Osho, la mia via, la via delle nuvole bianche. Il mistero delle relazioni. Osho, potresti parlarci delle persone con cui viviamo, mogli, mariti, amanti? Quando si deve continuare con un partner e quando si deve abbandonare un rapporto come distruttivo e senza speranza? Inoltre, i nostri rapporti sono influenzati dalle vite passate? Il rapporto è uno dei misteri più grandi e poiché esiste tra due persone, dipende da entrambe. Ogni volta che due persone si incontrano, si crea un nuovo mondo. Il solo fatto che esse si siano incontrate ha creato un fenomeno nuovo, qualcosa che non è mai esistito in passato e che in precedenza non esisteva. Tramite quel fenomeno nuovo, entrambe le persone sono trasformate e mutate. Fuori dal rapporto siete una cosa, dentro immediatamente diventate qualcosa di diverso. Una nuova cosa è successa. Quando una donna diventa un amante, non è più la medesima donna. Quando un uomo diventa padre, non è più lo stesso uomo. Nel momento in cui nasce il bambino, nasce anche la madre. La madre prima non esisteva, esisteva la donna, non la madre. E una madre è qualcosa di assolutamente nuovo. Tu crei il rapporto, ma poi, a sua volta, il rapporto crea te. Due persone si incontrano, due mondi si sono incontrati. Non è una cosa semplice, è una cosa complessa, è la cosa più complessa che esista. Perché ogni persona è un mondo a sé, un mistero complesso con un lontano passato e un eterno futuro. All'inizio si incontrano solo le periferie, ma se il rapporto cresce in intimità, se diventa più intimo, più profondo, allora poco per volta anche i centri cominciano a incontrarsi. Quando i centri si incontrano, questo è amore. Quando si incontrano le periferie, è solo una conoscenza superficiale, si è solo conoscenti. Tocchi la persona al di fuori, alla superficie. In questo caso è solo conoscenza. Molte volte chiami la tua conoscenza amore, ma ti sbagli. Essere conoscenti non è vero amore. L'amore è molto raro. Incontrare una persona al suo centro vuol dire vivere in prima persona una rivoluzione. Perché se vuoi incontrare una persona al suo centro, dovrai permetterle a sua volta di raggiungere il tuo. Devi diventare vulnerabile, assolutamente vulnerabile, aperto. È un rischio. Permettere a un altro di toccarti nel centro è rischioso e pericoloso. Perché non si può sapere cosa l'altro può farti. E una volta che tutti i tuoi segreti sono noti, una volta che tutto il nascosto è svelato, una volta che sei esposto completamente, non si può mai sapere quello che l'altro farà. E noi abbiamo paura, per questo non ci apriamo mai. La nostra è solo una conoscenza. E noi pensiamo che sia accaduto l'amore. Solo le superfici si incontrano e noi crediamo che siamo noi a incontrarci. Ma tu non sei la tua superficie. La superficie non è che il confine dove tu finisci. È come una palizzata intorno a te, ma non sei tu. E dove tu finisci, comincia il mondo. Anche moglie e marito che hanno vissuto insieme per tanti anni possono essere rimasti semplici conoscenti. In realtà non si sono mai conosciuti. E più a lungo vivi con qualcuno, più dimentichi che i centri sono rimasti sconosciuti. Ebbene, la prima cosa da comprendere è questa: non confondere la conoscenza per amore. Puoi fare l'amore, entrare in un rapporto sessuale, ma il sesso è ancora periferico.
A meno che non si incontrino i centri, il sesso rimane solo un incontro di due corpi. E l'incontro dei corpi non è il vostro incontrarvi, è solo conoscenza, conoscenza fisica, corporea, ma pur sempre un conoscersi e basta. Puoi lasciarti penetrare fino al centro solo quando non hai più paura, quando i tuoi timori si sono dissolti. Ebbene, io vi dico che ci sono due modi di vivere. Uno è vivere con la paura, l'altro è vivere con l'amore. Vivere con la paura non ti condurrà mai dentro un rapporto profondo. Ne rimarrai impaurito e non potrai permettere all'altro di penetrarti fino al centro. Fino a un certo punto gli permetterai di entrare, poi scende un muro e tutto si ferma. Colui che vive in base all'amore è una persona religiosa, una persona che vive secondo l'amore, è una persona che non ha paura del futuro, non ha paura dei risultati e delle conseguenze, vive qui e ora. Non preoccuparti dei risultati, poiché è la mente che si preoccupa dei risultati, è la mente che vive con la paura. Non pensare a quello che ne uscirà, sii qui, agisci in modo totale, sii totale. Non fare conti, calcoli, non muoverti in modo premeditato. Un uomo che vive di paura è sempre calcolatore, organizza, pianifica, sta in guardia e spreca tutta la vita così.